Buongiorno ragazzi, in questa lezione vorrei farvi un po' un overview sulle potenzialità della diagnostica per immagini nella valutazione delle patologie espansive del sistema nervoso centrale. Quindi non andare tanto in dettaglio sulle singole tipologie tumorali, ma vedere un pochino cosa l'imaging può offrire nella diagnostica per immagini di questa patologia. I mezzi a disposizione del neuroradiologo nell'ambito della patologia espansiva sono sostanzialmente rappresentati dalla tomografia computerizzata e dalla risonanza magnetica, che ci offrono dei parametri diversi tra di loro, ovviamente parametri topografici che sono presenti in entrambe le metodiche, quindi la localizzazione di una lesione, l'estensione, la multicentricità, eccetera. Parametri strutturali che invece sono peculiari di ogni metodica, per cui in TAC parleremo di densità, in risonanza parleremo di intensità, ma parleremo anche di altri parametri come ad esempio la diffusione, la spettroscopia, eccetera. Parametri emodinamici che possono essere valutati sia con la TAC che con la risonanza magnetica, ma sostanzialmente oggi come oggi nella patologia tumorale con la risonanza magnetica, e parliamo di potenziamento, quindi accezione più semplice, ma anche di parametri perfusionali. Parametri metabolici che sono invece appannaggio esclusivo della risonanza magnetica con la spettroscopia, e poi valutazioni funzionali anatomiche che servono a non definire meglio il tumore, ma i rapporti che il tumore contrae con alcune strutture relativamente più importanti da preservare ai fini del beneficio clinico dell'intervento chirurgico. Parlando di tomografia computerizzata, ovviamente si parliamo di densità. Sappiamo bene che la maggior parte dei tumori cerebrali appaiono ipodensi, e questo ovviamente è legato banalmente alla maggiore quantità di acqua che un tumore cerebrale ha rispetto al tessuto cerebrale normale, come vedete chiaramente in questa immagine sulla vostra destra. L'ipodensità può essere più marcata in alcune zone del tumore, questo è facilmente deducibile anche nelle immagini TAC pre-contrasto grafico per la presenza di componenti o cistiche o necrotiche, lo vedete chiaramente in questa lesione parietale destra, e spesso in queste eventualità la lesione ha una densità più disomogenea perché contiene appunto componenti tissutali di tipo diverso. Tuttavia, a volte le lesioni possono essere iperdense anche nella TC di base, e questo in linea di massima è un segno di elevata cellularità e spesso di neoformazioni che hanno un cellule con uno scarso rapporto nucleo-citoplasma, cioè un grande nucleo e una scarsa rappresentazione di citoplasma. Un esempio tipico di questo tipo di patologie sono i linfomi cerebrali primitivi, ma anche i tumori neuroectodermici primitivi, come ad esempio i medulloblastomi. E lo vedete chiaramente in queste due immagini, sulla sinistra un linfoma e sulla destra un medulloblastoma. Entrambe queste lesioni sono spontaneamente iperdense nelle immagini di tomografia computerizzata basali. Una iperdensità spontanea può essere legata alla presenza di componenti mucinose, come ad esempio potete vedere in questo paziente, che ha una metastasi cerebrale da adenocarcinoma. La mucina tipica di questo tipo di metastasi può dare quindi una spontanea iperdensità nelle immagini TC di base. Poi ovviamente alcuni tumori possono avere iperdensità legata alla presenza di calcificazioni, queste in genere sono facilmente identificabili perché hanno una densità diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima, generalmente con unità Hounsfield superiore a 100. E sapete che questo è tipico di alcune forme tumorali, come ad esempio gli oligodendrogliomi o i gangliogliomi, e a volte possiamo anche ricorrere in seconda istanza a una TC per caratterizzare meglio un aspetto radiologico che ci lascia questo tipo di sospetto. Conoscete le iperdensità all'interno di un oligodendroglioma studiato con la risonanza magnetica? E riconoscete di nuovo delle iperdensità nel contesto di un ganglioglioma localizzato in sede temporopolare destra. Passando alla risonanza magnetica e analizzando prima il segnale in T1,
possiamo dire che quasi tutte le neoplasie hanno un segnale ipointenso nell'immagine pesata in T1. Questo è di nuovo legato alla presenza di un contenuto di acqua aumentato. Tuttavia, nell'ambito di questa ipointensità possono essere presenze aree di ipersegnale in T1 che possono esprimere o la presenza di sangue, e questo ovviamente è più tipico dei tumori più aggressivi come i glioblastomi, le metastasi, più raramente di melanina, quindi tipica delle metastasi da melanoma, o a volte anche componenti più ricche di proteine, come all'interno di liquefazioni o cistiche di alcuni istotipi tumorali. È un esempio, ad esempio, la presenza di componenti colliquate nel contesto di un glioblastoma, che vedete in questa immagine indicata dalla freccia sulla sinistra, una componente iperintensa in T1 basale e appunto espressione in questo tipo di patologia, di questo tipo di colliquazione. Un segnale più francamente iperintenso in T1 può essere espressione di contenuto ematico. Sapete che la metaemoglobina può dare nelle immagini pesate in T1 un elevato segnale. La metaemoglobina si osserva tipicamente nei segnali legati al sanguinamento in fase subacuta, e sapete che alcuni tumori molto aggressivi, come le metastasi, i glioblastomi, possono dare questo tipo di sanguinamento. O ancora, un'iperintensità basale può essere anche legata alla presenza di contenuto di melanina nell'ambito di metastasi da melanoma, che qui vedete abbastanza chiaramente con un ipersegnale basale in T1 nell'immagine centrale, nell'immagine post-contrasto la freccia bianca indica una seconda metastasi che era più sfumata ma visibile magari retrospettivamente in sede fronto-basale destra. Venendo al segnale nelle immagini T2 e T2 star, ecco, quando leggete sul referto T2 star, T2 asterisco, questo sta per effetti di suscettibilità magnetica, quindi vuol dire che sono state valutate le sequenze ad eco di gradiente o SWI, per vedere appunto se ci sono queste atipiche artefattualità legate alla suscettibilità magnetica. Diciamo che in T2, genericamente, tutte le neoplasie sono iperintense, la maggior parte sono iperintense, e questo di nuovo banalmente è legato al movimento dell'acqua. Un ISO, un iposegnale in T2, può esprimere diverse eventualità. La prima è sicuramente una elevata cellularità. Alcuni tumori, come vedremo successivamente, i linfomi, appaiono relativamente ipointensi in T2, o ancora le componenti ematiche, quindi di nuovo glioblastomi e metastasi, possono dare un iposegnale in T2. Ancora di nuovo la mucina, come abbiamo visto, può dare un ipersegnale in T1, altrettanto può dare un iposegnale in T2, quindi di nuovo le metastasi da adenocarcinoma, ad esempio, o di nuovo le calcificazioni. Queste ipointensità, poi tutte queste che abbiamo analizzato, sono meglio evidenti nelle immagini T2 star o SWI, per cui ormai è abbastanza rutinaria l'acquisizione di sequenze ad eco di gradiente anche nell'ambito della patologia tumorale. Queste sono due neoplasie diverse, un tumore di basso grado, un oligo frontale sul lato di sinistra, invece una lesione più maligna, una componente centrale con segnale relativamente più ipointenso, un edema digitato periferico, giusto per dire che entrambe queste patologie danno un ipersegnale nelle immagini pesate in T2. Nelle forme di basso grado, questo segnale iperintenso è più omogeneo, manca l'edema ed è tipico l'aspetto infiltrante di queste neoplasie che non rispettano i bordi o i lobi cerebali, ma tendono a diffondersi, lo sapete, lungo le grandi vie di sostanza bianca. Per cui, ad esempio, è molto utile e è un approccio che secondo me è pressoché obbligatorio e che ripeterò diverse volte in questa lezione: l'acquisizione di sequenze o multiplanari o più semplicemente sequenze volumetriche T2 Flyer, che sono particolarmente utili perché ci consentono di studiare il nostro caso, il nostro paziente, su piani ortogonali che possiamo ricostruire dalle immagini volumetriche acquisite, e questo è molto utile perché ci dà un'idea molto precisa di quella che è l'estensione della neoplasia, specie nelle forme di basso grado. Le lesioni gliali, quindi, si estendono particolarmente lungo le vie di sostanza bianche, e questo avviene soprattutto durante lo sviluppo e la crescita della neoplasia. Qui vedete un paziente studiato dal 2012,
una risonanza sostanzialmente negativa. In realtà, se si guarda con attenzione, soprattutto col seno di poi, si vede una sfumata alterazione in sede corticale parietale sul lato di sinistra che poi si sviluppa in una franca lesione espansiva. Vedete, nel 2014 il paziente è stato operato, ma vedete poi come nel 2015 e nel 2016 il tumore tende ad estendersi, seguendo tipicamente, come spesso succede, la via di sostanza bianca, in questo caso lo spleno del corpo calloso. Negli oligodendrogliomi questa alterazione ha prevalentemente un'estensione corticale e si caratterizza per una maggiore disomogeneità, però magari questi aspetti li vedremo poi nella lezione dedicata più specificamente alle lesioni di basso grado. Abbiamo detto che alcuni tumori possono avere un segnale relativamente iso-ipointenso, questo è il tipico esempio del linfoma cerebrale primitivo, con due pazienti, una localizzazione a livello dei nuclei della base in sede periventricolare, che sono due tipiche localizzazioni, sappiamo, dei linfomi cerebrali primitivi. Vedete che la lesione è relativamente ipointensa rispetto all'edema perilesionale. Di nuovo le metastasi mucinose, abbiamo visto che possono essere iperintense nelle T1 basali, come vedete nell'immagine centrale, e analogamente questa mucina può dare un iposegnale nelle immagini pesate in T2, lo vedete sull'immagine sulla sinistra. Di nuovo le metastasi emorragiche possono dare un iposegnale nelle immagini pesate in T2. Questo è più evidente ovviamente se usiamo le sequenze ad eco di gradiente, lo vedete nel confronto come questi iposegnali siano molto più facilmente identificabili nelle sequenze gradienteco rispetto alle spineco o alle turbospineco. Questa ipointensità, specie se studiate con le immagini di suscettibilità magnetica, possono anche essere legate a conglomerati microvascolari e sono più tipicamente osservati nei glioblastomi rispetto ad esempio alle metastasi. Questo può essere anche un criterio che possiamo utilizzare nel caso di diagnosi differenziale tra un glioblastoma e una metastasi singola. La presenza, come vedete in questa immagine in basso nel riquadro C, di queste aree ipointense nelle sequenze appunto di suscettibilità magnetica è ritenuto più tipico dei tumori primitivi rispetto ai tumori secondari. E questo può anche aiutarci nella diagnosi differenziale, ad esempio con gli ascessi cerebrali in cui queste alterazioni non sono presenti. Una delle acquisizioni che facciamo abbastanza routinariamente quando studiamo i tumori cerebrali sono anche le sequenze di diffusione. Abbiamo visto nella lezione di tecnica cos'è la diffusione, che cosa sono le mappe di ADC, come vanno lette. La diffusività di una neoplasia cerebrale in genere è aumentata. Questo vuol dire che quindi il segnale nelle mappe di ADC è elevato. Una diffusività ristretta, quindi vuol dire bassi valori di ADC, quindi ipointensità del segnale ADC, può essere presente in alcuni tumori nella componente solida ed è di nuovo un segno di elevata cellularità che possiamo osservare nei tumori che abbiamo visto prima, quindi di nuovo PNET, linfomi, alcune metastasi, ma anche alcune componenti di un glioblastoma possono avere diffusività ristretta. Questo perché in genere, in linea di massima, la cellularità si traduce in un iposegnale nelle mappe di ADC ed è un indice di aggressività del tumore cerebrale. Se confrontate in questo diagramma sulla destra diciamo un'idea di una crescita tumorale espansiva e disordinata rispetto a quello che è un tessuto cerebrale con le cellule e le strutture vascolari. Bene, nell'immagine sulla destra notate ovviamente che la crescita tumorale riduce gli spazi extracellulari, quindi la mobilità dell'acqua è ridotta e contestualmente vedete anche la presenza di un'alterazione dell'endotelio capillare che determina poi il danno di barriera tipico del potenziamento all'interno delle neoplasie. Esiste ormai una
diciamo, consolidata letteratura che correla in maniera indiretta la cellularità con una riduzione della diffusione, quindi con la riduzione dell'ADC, in particolare dell'ADC minimo che si può valutare all'interno di un tumore, con una buona correlazione. E nel contesto del tumore, le regioni con ridotti valori di ADC minimo sono anche quelli che, per i motivi che abbiamo detto, presentano una maggiore angiogenesi e un'elevata densità cellulare, come è stato descritto in un articolo abbastanza diffuso nella nostra letteratura, Badaparas, ormai una decina di anni fa, su Radiology. Di converso, nei tumori di basso grado i valori di ADC sono più elevati rispetto ai tumori di alto grado, questo ovviamente per la minore cellularità e per l'aspetto più infiltrativo di queste neoplasie, e secondo diversi autori che qui leggete, la diffusione può essere considerata adeguata per fornire informazioni per differenziare un glioma di basso grado rispetto al tessuto peritumorale e a differenziare i tumori di basso grado rispetto a quelli di alto grado, direi che il più delle volte non ce n'è una stretta necessità perché già l'imaging convenzionale è più che sufficiente, ma diciamo che la diffusione ci può dare un aiuto in più in questa ottica. Qui vedete un glioma di basso grado, l'aspetto tipico delle immagini FLAIR T2 e del T1 post contrasto, che praticamente documenta l'assenza di potenziamento. Notate come nelle immagini di diffusione, che sono quelle sulla sinistra, e nelle immagini di ADC, che sono quelle in basso sulla destra, la neoplasia presenta una diffusività facilitata, come appunto ci aspettiamo che sia in una forma di basso grado. Se andiamo invece ad analizzare già un glioma di grado più alto, come astrocitoma di terzo grado, vedete che analogamente il segnale in flare nella T1 è simile, quindi iperintensità e assenza di potenziamento, ma se guardate il segnale in diffusione è molto diverso da quello che abbiamo visto prima, sia nell'immagine pesata in diffusione a sinistra, sia nella mappa di ADC, vi rendete conto che la neoplasia ha sicuramente una diffusività più ristretta rispetto alla forma di secondo grado. In una forma invece di alto grado, come può essere questa, se andate ad analizzare tutto il tumore nelle mappe di ADC, l'abbiamo fatto disegnando delle ROI, vi rendete conto che una parte del tumore ha una diffusività decisamente ristretta rispetto a una parte probabilmente più necrotica e meno cellularità, con minore cellularità, che invece ha una diffusività più facilitata. Quindi anche nell'ambito di una lesione neoplastica, soprattutto di alto grado, ci possono essere componenti con diffusività diversa a seconda della cellularità che la neoplasia presenta. I linfomi, che sono tipicamente tumori infiltranti e non capsulati, con una crescita angiocentrica, hanno una scarsa angiogenesi, la completa assenza della barriera ematoencefalica, per cui sapete che hanno uno spiccato potenziamento, e in relazione all'elevata cellularità, quindi una riduzione dello spazio extracellulare e della conseguenza, come abbiamo visto negli schemi, una riduzione del movimento delle molecole di acqua, hanno tipicamente dei bassi o dei bassissimi valori di ADC. Questo è quello che ci aspettiamo di vedere in un linfoma cerebrale primitivo. Nell'immagine FLAIR, in alto sulla sinistra, vedete che la lesione è relativamente ipointensa rispetto all'edema che genera, il potenziamento ovviamente è molto marcato e come vedete sia nella mappa di ADC in basso sulla sinistra sia nell'immagine pesata in diffusione la diffusività effettivamente è ristretta come appunto ci aspettiamo che sia. Lo vediamo anche in questo linfoma che ha una maggiore diffusione in sede periventricolare sia sovra che sottotentoriale, vedete come sia nelle immagini di diffusione, sia nelle mappe di ADC, le componenti di potenziamento, non tanto l'edema, ma le componenti di potenziamento hanno effettivamente una diffusività ristretta. Esistono dati in letteratura, da cui è stata tratta questa tabella, che la diffusione e la valutazione dell'ADC è in grado di differenziare
i linfomi cerebrali primitivi dai glioblastomi, avendo questi i primi una diffusione nettamente più ristretta rispetto ai glioblastomi. Questo succede anche nelle forme dell'adulto, nel medulloblastoma desmoplastico. Vedete che nelle immagini pesate in diffusione, sia nella DC che nella, appunto, immagine pesata in diffusione, c'è una notevole restrizione della diffusività e ovviamente, come vedremo dopo, quello che ci aspettiamo in queste neoplasie sono dei picchi di colina estremamente elevati in rapporto proprio alla elevata cellularità. Dobbiamo considerare che questa restrizione della diffusione è possibile anche in alcune forme tumorali, come ad esempio le metastasi da microcitoma, proprio per le caratteristiche cellulari di queste lesioni, anche queste possono presentare una diffusività ristretta e lo vedete chiaramente nella mappa di ADC, che è l'immagine in basso, come le lesioni, tutte le lesioni presenti nella zona in cui è presente anche il potenziamento, quindi c'è il danno di barriera, una diffusività sicuramente molto molto ristretta. Una lesione caratterizzata da un ipersegnale in T2 flare in alto sulla sinistra, iposegnale in T1, con una periferia leggermente iperintensa in T1. In T2 in basso sulla sinistra la lesione presenta una componente centrale di elevato segnale, una capsula, un potenziamento periferico. La capsula mostra un potenziamento relativamente omogeneo nelle immagini pesate in T1. Di che cosa stiamo parlando? Ci può aiutare la diffusione? Sicuramente sì. Abbiamo acquisito la diffusione e un segnale così marcatamente ristretto nella componente non di potenziamento, quindi cellulata, ma all'interno della lesione è sicuramente caratteristico di un ascesso cerebrale. Quindi è un'altra patologia, ovviamente in questo caso non tumorale, in cui la diffusione è di grandissimo aiuto per la caratterizzazione della patologia stessa. La diffusione è stata proposta insieme alla DC anche come biomarker per la risposta al trattamento. Qui siamo più legati alla ricerca che non alla pratica clinica. Però ci sono lavori anche recenti in letteratura che documentano come la lesione modifichi la sua diffusività sulla base del trattamento radiochemioterapico, per cui nel tempo dopo radiochemioterapia, riducendosi la cellularità, anche se grossolanamente, magari nelle immagini FLAIR non ci sono grandissime modificazioni nella diffusività, in effetti si potrebbero misurare dei parametri di diffusività modificati con una minore restrizione che è appunto un segno di minore cellularità. Non è tuttavia ancora entrata nella pratica clinica questo tipo di valutazione. Parlando di parametri emodinamici e in primo luogo di potenziamento, sappiamo che il potenziamento è espressione di neovascolarizzazione di danno della barriera ematoencefalica. Ad eccezione dell'astrocitoma pilocitico, in cui sapete che il potenziamento è ampiamente presente, in genere è espressione di un grading più avanzato. La presenza di aree ipovascolarizzate può essere legata sia alla presenza di componenti cistiche che di aree di necrosi. Ovviamente la regolarità e l'omogeneità della parete è più tipica delle cisti, la disomogeneità della parete invece è più tipica dei tumori aggressivi e quindi dei tumori necrotici. Per la presenza della barriera ematoencefalica, i mezzi di contrasto normalmente non raggiungono il tessuto cerebrale, solo alcune sostanze sono in grado di attraversare facilmente la barriera ematoencefalica, tra cui sapete bene l'etanolo, motivo per cui bere ci dà questa sensazione di euforia per l'ampio passaggio dell'alcol dalla barriera ematoencefalica. Tuttavia, in presenza di un tumore cerebrale, in particolare di un glioma, la barriera ematoencefalica può subire dei danni per la presenza di una neoangiogenesi, cosa più frequente, o per un danno diretto del tumore sulle strutture vascolari. Questo è uno schema in cui vedete che quando il tumore cresce non esiste più un adeguato apporto ematico, si genera una ipossia. Questo determina una neovascolarizzazione e ovviamente questa neovascolarizzazione non ha più le caratteristiche del tessuto cerebrale sano, quindi è una vascolarizzazione che ha una ampia permeabilità endoteliale.
Ricordiamo che il potenziamento non è sempre sinonimo di vascolarizzazione, nel senso che possiamo avere tumori come questo germinoma che ha un potenziamento molto marcato, ma studiandolo poi con angiografia non ha una neoangiogenesi così importante, quindi è espressione di neovascolarizzazione con danno di barriera, ma non necessariamente di una neovascolarizzazione particolarmente abbondante. Abbiamo detto che in linea di massima, più il tumore ha un indice di aggressività, quindi più si passa da una forma di secondo, di basso grado verso il quarto grado, più il potenziamento aumenta. Lo vedete chiaramente in questi tre tumori: la fila in alto è un basso grado, un terzo grado è quella centrale in cui notate delle zolle di potenziamento, ovviamente l'ultimo è un glioblastoma. Però altrettanto bene che ci sono eccezioni a questa regola, per cui fino al 40% delle lesioni senza potenziamento sono delle forme anaplastiche. Per questo è necessario integrare, lo vedremo dopo, il nostro imaging convenzionale anche con l'imaging di perfusione. E d'altro canto sappiamo invece che il greening degli oligodendrogliomi basati solo sul potenziamento non è possibile perché almeno la metà degli oligodendrogliomi presentano un potenziamento pur essendo dei secondi gradi. Vediamo abbastanza bene, questo è un oligodendroglioma di secondo grado, in cui però nelle immagini post contrasto, indicato dalla freccia, vedete delle zolle di potenziamento. Abbiamo detto che la necrosi è l'elemento semeiologico caratteristico dei tumori aggressivi, quindi dei glioblastomi e delle metastasi tipicamente. In queste aree il tumore non è, è più soffice, ma non è completamente liquefatto. Ecco, questo può essere una falsa indicazione che noi potremmo dare come neuroradiologi, perché la liquefazione appare come un elevato segnale in tutte le sequenze per l'alto contenuto proteico, quindi la mancanza di vascolarizzazione, come vedete in questo caso, potrebbe essere espressione di una parte più soffice del tumore ipovascolarizzata, ma non necessariamente colliquata. Ovviamente le cisti hanno un comportamento completamente diverso, è opportuno ricordare che possono essere cisti reattive, quindi senza un potenziamento di parete, come vedete nell'immagine a sinistra in un emangioblastoma, o cisti invece che fanno parte del tumore, come l'astrocitoma pilocitico, che vedete sulla destra, in cui notate il potenziamento della parete della cisti. Il potenziamento diventa un elemento molto importante quando studiamo la patologia ripetitiva. Questo perché dobbiamo cercare di aumentare il più possibile la sensibilità delle nostre immagini al riscontro di più lesioni. Questo o per caratterizzare meglio magari lesioni singole o per definire esattamente il numero delle lesioni ai fini magari di una scelta di tipo radioterapico. Possiamo aumentare la sensibilità dell'imaging con contrasto grafico o aumentando la dose di mezzo di contrasto, cosa che generalmente non viene fatta. Dopo gli studi sull'accumulo del mezzo di contrasto e anche sulla possibile tossicità, usando contrasti diversi, ci sono alcuni contrasti che hanno una maggiore relassività, quindi danno dei risultati migliori, riducendo lo spessore di strato dell'acquisizione e utilizzando sequenze diverse, come ad esempio delle sequenze con saturazione adiposa, che sappiamo essere sicuramente più sensibili, o abbinando a questi escamotage anche un lieve incremento tra il tempo di acquisizione e tra il tempo di iniezione e quello di acquisizione, perché sappiamo che il potenziamento aumenta aspettando il tempo. In genere mettiamo insieme tutti questi dati, quindi cerchiamo di usare i contrasti ad elevata relassività, usiamo delle sequenze volumetriche, quindi a spessore di strato molto sottile, spesso con la saturazione adiposa, che nella mia esperienza personale sono quelle che hanno la maggiore sensibilità nella documentazione delle lesioni ripetitive. Ovviamente diciamo sempre al tecnico di aspettare un tempo adeguato tra la somministrazione e l'acquisizione. In genere interponiamo tra l'acquisizione e tra la somministrazione e l'acquisizione magari la sequenza T2 flare volumetrica che dura 5-6 minuti, in maniera da dare il tempo al contrasto di diffondere in maniera adeguata nel contesto delle eventuali lesioni ripetitive. Vi dico questo perché purtroppo non tutti gli esami sono uguali, quindi conta anche un aspetto tecnico di come l'esame viene eseguito. Ci sono lavori come questo, ormai piuttosto vecchi, di neurooncology del 2010, quindi quasi 10 anni fa,
che confrontando il numero di metastasi individuati con uno studio convenzionale, cioè 6 mm, uno ad alta risoluzione, che oggi non definirei neanche più ad alta risoluzione, vedete di 2-4 mm, con una tecnica volumetrica, con una valutazione eseguita da due oncologi a dose standard con una macchina da 1,5 Tesla, ha documentato con la tecnica ad alta risoluzione un aumento del numero della visualizzazione del numero di metastasi di quasi un terzo, un passaggio da lesione singola a lesione multipla nel 16% e la presenza di disseminazione meningea nel 2%. Quindi capite che ovviamente la tecnica è estremamente importante. In questo altro studio invece è stato valutato l'impatto del tempo di acquisizione rispetto alla somministrazione. Vedete, un'acquisizione tardiva tra i 10 e i 15 minuti della somministrazione documentava più lesioni da trattare e anche un maggiore volume delle lesioni da trattare. Quindi anche l'aspetto del tempo è estremamente importante. Esiste ormai una esperienza consolidata che consiglia di acquisire in questi pazienti sequenze volumetriche, secondo me meglio con la saturazione adiposa, associata comunque a sequenze T1 convenzionali, magari con uno spessore di strato lievemente più sottile rispetto a quelle che facciamo convenzionalmente, intorno ai 2-3 mm, può essere una tecnica sufficientemente adeguata. Ci sono ovviamente dei problemi a volte, soprattutto con le tecniche volumetriche, nella documentazione delle micrometastasi, che a volte possono simulare anche l'evidenza di strutture vascolari, ed esistono delle sequenze, di cui però io non ho un'esperienza diretta, come le Visible, le Space, che possono abbattere il segnale legato alle strutture vascolari, quindi togliere questa eventuale possibilità di dubbi tra l'angio differenziale di microstrutture vascolari e micrometastasi. Sempre nell'ambito del mezzo di contrasto dobbiamo parlare di perfusione cerebrale di risonanza magnetica. Questo in realtà potrebbe essere un errore perché la perfusione si può fare anche con tecniche non contrastografiche. Sapete che esistono le tecniche come l'arteria spillabile, che sicuramente avranno sempre maggiore diffusione in futuro, che ci possono consentire informazioni di tipo emodinamico, anche se diverse rispetto alle tecniche contrastografiche. Ma oggi come oggi la tecnica che usiamo di più è la tecnica contrastografica, che si può abbinare o a sequenze T2, e si parla di Dynamic Susceptibility Contrast o DSC, o con immagini pesate in T1, che sono invece più dedicate alla permeabilità. La maggior parte delle tecniche che troverete negli esami diagnostici sono tecniche di SC. Il concetto è legato al passaggio del mezzo di contrasto nelle strutture vascolari cerebrali, nei capillari. Questo crea un rapporto appunto alla compartimentalizzazione del contrasto nei vasi, delle piccole disomogeneità del campo magnetico e determina una caduta del segnale. Dovrebbe essere un video se riusciamo a farlo partire. Ecco, lo vedete, il segnale che cala nell'immagine durante il passaggio del contrasto e poi torna alla normalità. Possiamo ribaltare questa caduta del segnale in una curva che vedete in basso sulla destra, legata, che mette in rapporto il segnale e il tempo, e abbiamo già detto nella lezione di tecnica che l'area sotto la curva esprime in fondo la quantità di contrasto che è contenuto all'interno dei singoli voxel, e la quantità di contrasto è direttamente proporzionale ovviamente alla quantità di sangue, quindi è espressione del volume ematico cerebrale, quindi del CBV. Possiamo calcolare il tempo di transito, che è appunto il tempo in cui il segnale ottiene la massima caduta in rapporto al passaggio del mezzo di contrasto. Questo tempo esprime appunto il tempo di transito, il rapporto CBV-MTT, sapete che è il flusso ematico cerebrale. Questi parametri abbiamo già detto che sono sempre parametri relativi, quindi non sono parametri assoluti, devono, ad esempio, nell'ambito dei tumori cerebrali, essere sempre confrontati col tessuto cerebrale sano controlaterale. La perfusione è il parametro più nell'ambito della perfusione, è il parametro più efficace per valutare l'emodinamica dei tumori cerebrali è il CBV, quindi il volume ematico cerebrale, ed esiste un rapporto direttamente proporzionale tra CBV e grading, ad eccezione dell'astrocitoma di primo grado, e come abbiamo visto, anzi come vedremo dopo, anche degli oligodendroglioma. In questo studio, anche questo piuttosto datato del 2009, in cui è stato considerato il volume ematico cerebrale massimo rispetto sempre alla sostanza bianca
contralaterale, un valore di CBV superiore a 2,9 era in grado di differenziare gliomi di basso grado da alto grado, ad eccezione degli oligodendrogliomi, vedete, con una sensibilità, una specificità piuttosto alta e soprattutto con un valore predittivo negativo molto alto. Questa era la ROC curve ottenuta in questo studio. Le eccezioni a queste regole, diciamo, sono ad esempio i linfomi. I linfomi appaiono tipicamente ipoperfusi, quello che vi potete aspettare in un tumore di questo tipo, che ha l'aspetto ovviamente di un linfoma cerebrale primitivo, è che se andiamo ad analizzare le mappe di CBV, il CBV nel contesto delle aree con potenziamento sarà relativamente basso o comunque non così aumentato come ci aspettiamo di vedere nei glioblastomi. In questo lavoro è stato eseguito un confronto tra i valori perfusionali nel linfoma cerebrale primitivo e nei glioblastomi, e si è visto che i glioblastomi, come atteso, hanno dei valori di CBV molto più alti rispetto ai linfomi cerebrali primitivi, e con una soglia di CBV di 2,56 era possibile differenziare le due entità con una sensibilità, una specificità, un'accuratezza piuttosto alti. Ci aspettiamo di vedere quindi in un linfoma cerebrale primitivo, è quello che vediamo in questo paziente. Nell'area di potenziamento notate che nella mappa di CBV, che è quella in alto sulla destra, il parametro emodinamico non è particolarmente aumentato, e se andiamo ad analizzare le curve del potenziamento c'è sicuramente una caduta del segnale, ma è molto minore rispetto a quella che ci aspettiamo di vedere invece nel glioblastoma. Porto alla vostra attenzione questo caso, una lesione con un segnale relativamente basso in T2, un potenziamento abbastanza marcato, anche la diffusività notate che è ristretta nell'immagine pesata in ADC, che è quella in basso sulla sinistra. La lesione mostra effettivamente una diffusività ristretta. È stato eseguito uno studio di perfusione con il parametro CBV e vedete che nell'ambito della lesione però il CBV è aumentato. Quindi diciamo che ci sono degli aspetti che potrebbero far pensare anche a un linfoma cerebrale primitivo, il basso segnale in T2, la diffusività ristretta, ma la perfusione non è tipica di una patologia di questo tipo. Andiamo ad analizzare la curva di perfusione della lesione. Diciamo che nel box rosa sono riportati i voxel che poi sono analizzati nell'immagine in alto sulla destra. Vedete che le curve di perfusione sono abbastanza caratteristiche, cioè il segnale cade, ma vedete che poi non recupera. Questa mancanza di recupero del segnale è tipico di una mappa di una lesione che ha una permeabilità molto aumentata. Questa mappa di permeabilità così aumentata non è tipica né del glioblastoma né del linfoma, non ve l'ho fatta vedere nelle immagini precedenti. E qui vedete riportato esattamente il comportamento, in cui vedete oltretutto che subito oltre i margini di questa lesione il parametro del CBV, in particolare la modificazione del segnale, è praticamente nulla, cioè non c'è nessuna modificazione del segnale, il segnale rimane piatto durante il passaggio del mezzo di contrasto. E vi faccio di nuovo notare la tipica caduta del segnale senza recupero. Bene, questo è un aspetto emodinamico assolutamente tipico di una metastasi cerebrale. Probabilmente una metastasi, visto il segnale, da adenocarcinoma con diffusività ristretta e tipo segnale nelle immagini pesate in T2. Per confronto vi faccio vedere questo altro caso in cui c'è già la diagnosi, quindi sappiamo già essere un glioblastoma. Guardate come la mappa di perfusione nell'ambito della lesione, riportiamo più o meno l'estensione di questi singoli voxel, sia completamente diversa, c'è cioè una caduta del segnale molto profonda, un recupero del segnale piuttosto alto. Quindi questo è un aspetto che anche solo dal parametro perfusionale è estremamente suggestivo per la presenza di un tumore gliale primitivo di alto grado. E vi faccio di nuovo notare la curva, la tipica caduta del segnale con l'ampio recupero. Questo
Questo è stato anche stressato da lavori in letteratura, la possibilità di valutare le curve perfusionali nella diangesi differenziale anche tra glioblastoma e singole metastasi, semplicemente valutando il picco della caduta del segnale. L'altra eccezione di cui abbiamo parlato prima, questo diciamo progressiva aumento del parametro perfusionale CBV in rapporto al grading sono gli oligodendrogliomi, perché gli oligodendrogliomi anche nei grading più bassi possono essere iperperfusi e questa perfusione varia anche in funzione dell'eterozigosi per l'L1P19Q, in cui si osservano alti valori di CBV rispetto agli oligo senza questa delezione. Non so se questa classificazione oggi abbia senso, visto che secondo la biologia molecolare la definizione di oligo è proprio legata alla eterozigosi per l'allele 1P19Q. Di fatto comunque che nell'ambito di una lesione come questa, che già dall'aspetto dell'imaging convenzionale ci fa pensare a un oligo di secondo grado, una lesione con una estensione corticale diffusa, senza praticamente potenziamento, ma se vedete il parametro perfusionale, il CPV, è aumentato, sicuramente molto più aumentato rispetto a quello che ci aspetteremo di vedere in una lesione astrocitaria di analogo grado. Uno degli aspetti che ci interessa di più nella valutazione dei parametri emodinamici è soprattutto nella caratterizzazione delle lesioni prive di potenziamento, perché abbiamo visto che esiste un'ampia percentuale di casi in cui la mancanza di potenziamento non esprime una lesione di basso grado. In questa ottica il mezzo di contrasto e lo studio della perfusione è estremamente importante. Vedete questi due pazienti in cui l'aspetto T2 e l'aspetto T1 post contrasto è simile, sono due lesioni che sono entrambe iperintense e entrambe non hanno potenziamento. Ma se analizziamo le loro mappe di perfusione, il comportamento è completamente diverso. L'immagine sulla sinistra ha una marcata ipoperfusione, mentre l'immagine sulla destra ha delle zolle con una perfusione aumentata. Quindi sono due grading completamente diversi, un secondo sulla sinistra e un terzo grado, caratterizzati proprio grazie alla perfusione. Sapete che ormai la perfusione, soprattutto in questa tipologia di condizione, è diventata obbligatoria nella valutazione dei tumori cerebrali. Questi sono i primi articoli che avevano sottolineato come lesioni con un CBF inferiore a un certo valore, che in questo studio era di 1,75, sempre rispetto al CBV del controllato, mostravano una progressione molto più lenta, una migliore sopravvivenza, una migliore risposta alla terapia e una trasformazione maligna più lenta. Oggi, grazie alla biologia molecolare, sappiamo spiegarci perché queste lesioni si comportano in maniera diversa. E qui vedete che nel grafico di sopravvivenza tutte le lesioni con un CBV basso avevano comunque una sopravvivenza decisamente superiore. Un esempio nella pratica clinica, in alto vedete il preoperatorio di una lesione con un potenziamento molto modesto, l'immagine centrale, ma un CBV piuttosto alto, confrontate il segnale corticale rispetto al controllato, intervento eseguito subito dopo, il controllo circa 3 mesi documenta delle prese di contrasto molto disomogenee nell'ambito di questa lesione, molto sospette, e che siano sospette lo documenta il controllo dopo altri 3 mesi, in cui vedete che la lesione è immediatamente recidivata, probabilmente con un grade anche superiore rispetto a quello che era, che probabilmente era già dall'inizio, almeno un terzo grado, se non peggio. Abbiamo già visto questo paziente, quindi ci andiamo molto rapidamente, una lesione priva di potenziamento, ma con una zolla centrale di CBV molto aumentata, in questo caso l'immagine è in bianco e nero, quindi è la zona bianca. Nella stessa zona abbiamo visto la spettroscopia con una colina molto alta, intervento chirurgico, controllo intraoperatorio con asportazione completa della formazione, diagnosi istologica di secondo grado, ma poi il tumore esplode in quelle aree di disomogenea iperintensità di segnale che erano presenti a livello della sostanza bianca sovratentoriale, quindi probabilmente una forma multicentrica di cui la componente temporale rappresentava
di fatto la parte di minore aggressività. Questi sono i grafici di un per noi abbastanza famoso lavoro di Meng Lo, pubblicato su Radiology, vedete nel 2008, però è ancora valido, che differenziava forme di basso e alto grado questa diagnosi istologica, ma sulla base del CBV. Vedete di nuovo come paradossalmente ci fossero lesioni etichettate come alto grado, ma con un CBV basso, che andavano clinicamente meglio di tumori etichettati come bassi gradi, ma con un CBV più elevato. Quindi di nuovo a stressare l'importanza del parametro CBV per la corretta identificazione di questo tipo di lesione. Vediamo un altro caso della letteratura, dell'esperienza pratica, un paziente, abbiamo già visto, senza potenziamento, ma con un CBV molto alto, luglio 2007, operato, il contorno nel 2008 abbastanza tranquillo, ma vedete che già nel settembre 2009, quindi siamo 2 anni, la lesione è recidivata, con un aspetto che francamente fa pensare a una lesione gliale di alto grado. Oltre al CBV, un parametro emodinamico che si sta utilizzando, che si utilizza, è quello della permeabilità. Abbiamo già visto che la permeabilità tipicamente è aumentata nelle metastasi rispetto ai glioblastomi. La permeabilità può essere valutata o con la perfusione con le immagini T1, che però viene eseguita un po' meno frequentemente, oppure semplicemente andando a valutare, come vi ho fatto vedere prima, il segnale la caduta del segnale nell'ambito proprio dei singoli voxel dell'acquisizione perfusionale. Lesione espansiva con molto edema, potenziamento disomogeneo con la presenza di componenti necrotiche centrali, altamente sospetta per una lesione secondaria. Nelle lesioni secondarie i capillari neoformati sono analoghi a quello del tumore primario, quindi ci aspettiamo che abbiano delle membrane ampiamente fenestrate con giunzioni endoteliali aperte, quindi ampiamente permeabili. Quindi ci aspettiamo che nell'ambito di una lesione secondaria le curve di permeabilità ci indichino appunto la presenza di una caduta del segnale senza recupero. A riprendere il caso che abbiamo visto prima e andiamo ad analizzare sulla parete della lesione i parametri di potenziamento e andiamo a tracciare più o meno i margini della lesione. Vedete che nell'ambito del potenziamento le curve sono caratterizzate appunto da una caduta del segnale senza recupero. La mancanza di recupero è un segno di permeabilità. Viene definito questo parametro PSR ed è la differenza tra quello che ci aspettiamo avrebbe recuperato nel tessuto normale. Qui lo vedete ad esempio nel confronto tra la permeabilità nel contesto della lesione e la permeabilità del tessuto cerebrale. Questa differenza di mancanza di recupero è appunto definita PSR. Che in termini pratici, come vedete nell'immagine in alto, è rappresentata dal rapporto tra il segnale che viene recuperato B e la caduta del segnale A. Quindi quello che ci aspettiamo sostanzialmente è che nelle lesioni ripetitive ci sia questo tipo di aspetto. Guardiamo insieme questo altro paziente, una lesione relativamente solida, potenziamento abbastanza omogeneo, molto edema perilesionale. C'è ovviamente una seconda lesione che si intravede nell'immagine, soltanto nell'immagine T1 post contrasto, e questo già ci pone ovviamente, non dico il sospetto, ma quasi la certezza che siamo di fronte a una lesione secondaria. Se però andiamo ad analizzare in dettaglio le curve perfusionali di questa lesione, ci rendiamo conto che effettivamente la lesione presenta una ampia caduta del segnale senza recupero, che è tipico quindi di nuovo della lesione secondaria, nello specifico era una metastasi da melanoma, confrontata invece sulla destra con una caduta del segnale, ma con il recupero anche del segnale tipico del glioblastoma. Abbandoniamo i parametri perfusionali, andiamo a vedere un pochino i parametri metabolici, parliamo un pochino di spettroscopia. Come abbiamo detto, la spettroscopia esprime la concentrazione di alcuni metaboliti nel contesto del tessuto cerebrale,
che non sono normalmente espressi tramite la lettura di spettri o mediante mappe che riportano i valori assoluti o i rapporti di alcuni metaboliti. Quindi quello che vi troverete presentato dal neuroradiologo è o uno spettro come quello che vedete sull'immagine sulla destra, questo è uno spettro ovviamente normale, in cui vengono rappresentati colina, creatina, acetile aspartato e piccolo picco dilatato, oppure con delle mappe colorimetriche che riportano generalmente o i valori della colina, come l'immagine sulla sinistra, o il rapporto tra colina e acetile aspartato. La sequenza più utilizzata è la sequenza PRESS, che può essere ottenuta o con dei TE bassi o con dei TE alti. È una sequenza che ha un buon rapporto segnale-rumore. I TE possono essere di 30 o tra 135 e 144 millisecondi. I metaboliti normalmente espressi e visibili nei TE alti e bassi sono, come abbiamo visto, l'N-acetile aspartato, la creatina, la colina e il lattato. Nelle immagini spettroscopiche ottenute solo con TE bassi, i metaboliti normalmente visibili sono invece la lipidi, la glutammina, il glutammato e il miyelinositolo, per cui nella maggior parte dei casi nella patologia neoplastica troverete delle acquisizioni con TE lunghi. Il lattato e i lipidi sono normalmente invisibili nelle immagini a TE basso, dove hanno dei picchi positivi sovrapposto, mentre nelle immagini a T alto c'è l'inversione del picco del lattato. Le immagini possono essere acquisite o con tecnica single voxel, come dice il termine, viene acquisito un singolo voxel, che generalmente ha dimensioni di 2x2x2 mm, quindi è adeguato ovviamente per lesioni molto piccole, come ad esempio una lesione ripetitiva. Considerate tuttavia che se il vostro box includerà anche una parte di tessuto cerebrale, una parte del campionamento deriverà anche dal tessuto, diciamo, sano che è intorno alla lesione. Quindi se la lesione è troppo piccola, un voxel troppo grande vi darà una falsa indicazione metabolica di quel tessuto. Quindi per lesioni molto piccole è necessario ridurre le dimensioni del voxel, questo però riduce anche il segnale, quindi bisogna sempre fare un bilancio tra la qualità del segnale che otteniamo e la riduzione delle dimensioni del voxel. Nella tecnica multivoxel invece analizziamo volumi molto più piccoli su superfici molto più ampie, a volte anche con fette, diciamo acquisizioni a strati più di uno, almeno se abbiamo delle macchine performanti. Ovviamente la qualità dello spettro è inferiore in termini qualitativi perché il campionamento è su una quantità minore, ma ci consente di avere delle mappe metaboliche di cui vi ho parlato prima, come vedete ad esempio in alto sulla sinistra, delle mappe di rapporto tra colina ed N-acetile aspartato. Questo ovviamente ci consente la valutazione simultanea di più volumi, di uno studio di più componenti della lesione, di valutare l'estensione spaziale e anomalie metaboliche anche del tessuto sano adiacente e del conto laterale. Il metabolita tipico delle neoplasie cerebrali, sapete, è la colina, indicata dalla CHO, che è un indice di membrane cellulari e quindi di elevata cellularità. Riprendo di nuovo questa immagine che abbiamo visto prima parlando della diffusione per confrontare un ependimoma da un medulloblastoma. Vedete che nel medulloblastoma, che è un tumore ovviamente più aggressivo, con una cellularità molto più alta, il rapporto colina tra su N-acetile aspartato è di 8,4 rispetto al pur elevato rapporto di 3,3 dell'ependimoma di secondo grado. Ovviamente nelle forme di basso grado, quello che ci aspettiamo è di vedere uno spettro metabolico molto simile a quello del tessuto cerebrale normale. Come vedete in questa lesione espansiva rolandica a sinistra, se andate a vedere i picchi, il N-acetile aspartato mantiene comunque il valore più alto nell'ambito di questo spettro metabolico.
viceversa nei glioblastomi la colina aumenta e peraltro non si normalizza neanche al di fuori delle zone di potenziamento. Lo vedete in questa pur piccola lesione insulare, in cui nella zona di potenziamento la colina è molto alta, ma anche se ci allontaniamo dalla zona di potenziamento e lo spettro più in basso, la colina comunque rimane più alta dell'energia di aspartato, pur essendo in una zona in cui non esiste, non c'è un evidente potenziamento. Questo gradiente è molto tipico delle forme gliali rispetto, ad esempio, alle forme secondarie. Questa è un'altra patologia, è un oligo di terzo grado in cui vedete che nell'ambito di una parte della lesione c'è sicuramente un aumento della colina e anche qui esiste un gradiente che va dal centro verso la periferia della lesione. Questo potrebbe, se uno decidesse ad esempio di eseguire una biopsia, la zona in cui il target metabolico può essere il miglior target da studiare, perché probabilmente nell'ambito di queste lesioni la zona con più elevato metabolismo della colina è la zona con maggiore aggressività. Diciamo che nell'ambito di una lesione di questo tipo diffusa, il target bioptico metabolico dovrebbe essere quello più affidabile in termini di grading lesionale. Nell'ambito degli altri parametri, il lattato esprime un metabolismo anaerobico ed è aumentato nelle aree di necrosi, mentre i lipidi sono un metabolita abbastanza caratteristico dei linfomi cerebrali primitivi. Una lesione espansiva, caratterizzata da un intenso potenziamento, una diffusività relativamente ristretta, un parametro perfusionale non particolarmente aumentato. Questo è lo spettro metabolico in cui notate un netto aumento del picco dei lipidi che ci consente di sostenere la diagnosi di linfoma cerebrale primitivo, quale poi effettivamente si è confermata all'istologia. Sapete che molte cose sono cambiate con la nuova classificazione dei tumori cerebrali su base molecolare nata dal consenso di Haarlem. Oggi la classificazione molecolare basata sul genotipo tumorale consente una migliore diagnosi differenziale tra forme tumorali diverse. È una classificazione più oggettiva di quella morfologica, consente di differenziare chiaramente un oligodendroglioma da un glioma, eliminando le forme miste oligoastrocitari che oggi non esistono più, e consente di avere informazioni prognostiche nettamente migliori rispetto ai dati istopatologici. Lo capiamo chiaramente dalla differenziazione delle curve di sopravvivenza di un oligodendroglioma, di un astrocitoma, di un glioblastoma basata sulla classificazione molecolare rispetto a quella istopatologica. I profili molecolari stanno cambiando, nel tempo se ne stanno aggiungendo sempre di nuovi, questi sono quelli attualmente più importanti, la mutazione di H, la delezione del 1P19Q, la mutazione TRX, TERT e TP53. Semplificando un po' le cose, utilizzando i profili molecolari, possiamo distinguere nell'ambito dei gliomi due astrocitomi che sono stratificati sull'IDH1 e sull'1P19Q, nel senso che le forme con IDH1 positivo e 1P19Q non deleto, rappresentano una tipologia, mentre le forme con IDH1 negativo o wild type, anche se hanno aspetti di basso grado, geneticamente si comportano e anche dal punto di vista clinico come dei glioblastomi. D'altro canto, invece, le forme che hanno l'1P19Q codeleto sono per definizione degli oligodendrogliomi. Il tentativo della radiologia è quello di andare dietro alla genetica, quindi quella che cerchiamo di fare in termini di radiogenomica. Ovviamente per essere di supporto alla diagnosi istologica, eventualmente utile per evitare o posporre un intervento, una biopsia per pazienti ad elevato rischio, asintomatici, in cui la diagnosi possa essere quella di un glioma presunto di basso grado, in cui sia preferibile eventualmente una strategia di attesa, come vedremo magari in qualche caso successivamente. Diciamo che siamo ancora abbastanza lontani dall'essere di fondamentale ausilio nei confronti della radiogenomica, diciamo che nelle forme
oligodendrogliali, quindi quelle forme che hanno la delezione 1P19Q, è quello che viene definito maggiormente sono i margini sfumati, la sede più frequentemente temporale, il segnale omogeneo come segni di non codelezione, mentre nelle forme con codelezione il segnale è più eterogeneo e sembrerebbero più frequenti le localizzazioni parieto-occipitali. Per quello che concerne invece la mutazione IDH1 o IDH2, che è quella implicata nella gliomatogenesi, che è presente nell'80% delle forme di secondo o terzo grado e nei glioblastomi secondari, mentre è estremamente meno frequente, meno del 10% nelle forme de novo ed è più comunemente un IDH1. Sappiamo che questo determina una maggiore produzione di 2-idossiglutarato, che è un oncometabolita ed è un biomarker di progressione e di risposta. Associato quindi a una migliore prognosi. Diciamo, gli aspetti radiologici della mutazione dell'IDH1 sono quelli nelle forme wild type, quindi in quelle in cui non c'è la mutazione IDH, di un pattern più infiltrante, presente quasi sempre in queste forme, la localizzazione più frequentemente temporoinsulare, e i grandi volumi alla diagnosi. Vi faccio vedere questo esempio, un po' appunto esemplificativo, una lesione molto estesa, già alla prima diagnosi, questo praticamente è il primo esame diagnostico di questa giovane donna, lesioni per intensity 2, localizzazione fronto-insulare, lesione che non ha potenziamento, un lieve aumento della colina rispetto all'N-acetilaspartato, la perfusione non è particolarmente aumentata, intervento chirurgico, resezione parziale della lesione anche in rapporto, vedete, alla localizzazione in area eloquente, diagnosi di wild type, quindi IDH1 negativo, pur a fronte di un imaging tutto sommato, diciamo che poteva anche essere più ottimistico rispetto a quello che poi è stata la prognosi, perché questa è stata la prognosi, dopo 11 mesi la lesione è esplosa nonostante chemio e radioterapia, vedete l'infiltrazione del corpo calloso, paziente deceduta dopo poco tempo. Di converso una lesione anche più estesa, anche questa insulare, temporoinsulare, anche questa priva di potenziamento, anche questo è stato fatto un intervento parziale, diagnosi di oligo, IDH1 positivo, e vedete che dopo 4 anni il paziente è ancora sopravvivente, anche se chiaramente la lesione ha una lenta crescita. Questo ci pone anche la problematica del follow-up delle forme di basso grado, come comportarci di fronte a alterazioni come questa, sfumata a livello post-rolandico, una sfumata iperintensità di segnale. In questo caso si è decisa di aspettare, anche perché, ad essere franchi, nel primo esame questa alterazione non è stata neanche segnalata, però poi la lesione è esplosa, come spesso capita, a distanza di qualche anno, e nonostante l'intervento chirurgico che vedete, poi si è tipicamente, come capita spesso, estesa verso la profondità, verso l'insula. Questo perché sappiamo che tutti i gliomi di secondo grado crescono e sulla base della rete di crescita si distinguono in forme trasforme e non trasforme. Nelle forme trasforme la crescita è più rapida ed incrementa più frequentemente, più della metà dei pazienti, nei 6 mesi prima della trasformazione. La crescita avviene anche nei non trasformer, ma con un rating di crescita molto, molto più lento, vedete il 17%. Per cui spesso rimangono forme clinicamente silenti per più di una decade, come ben sappiamo, e questo lungo silenzio clinico molto spesso è la causa dei fallimenti terapeutici. Il problema quindi è cosa fare di fronte a queste forme nel sospetto di neoplasia di basso grado. Oggi, come oggi, sapete, come neurochirurghi, c'è una indicazione chirurgica, diciamo, elettiva anche nelle prime fasi, però esistono delle situazioni limite.
in cui dare un'indicazione chirurgica, magari anche in rapporto alla sede, all'età, a pazienti asintomatici, non è facile. Per cui sarebbe di supporto un imaging avanzato, ed eventualmente c'è comunque sempre il problema del follow-up dei residui post-chirurgici che non sono infrequenti, soprattutto laddove l'intervento per queste forme sia in aree critiche, quindi ci possono essere dopo l'intervento chirurgico dei possibili residui appunto di tipo post-chirurgico. Sempre dalla pratica clinica, un'alterazione corticale, parietale. Un paziente che aveva avuto delle crisi epilettiche, chirurgia, però vedete comunque a distanza di qualche anno dalla chirurgia, poi la lesione si è estesa, ha oltrepassato il corpo calloso, c'è cioè una seconda localizzazione a livello del lobo temporale, non solo omo, ma anche controlaterale. Questo invece è un paziente con un oligo operato. Questo è il primo controllo post-operatorio, una resezione direi completa, e questi sono poi dei controlli a distanza di tempo con un quadro che tipicamente mostra sempre una lenta ma graduale espansione dell'alterazione di segnale intorno al cavo operatorio, che poi alla fine assume degli aspetti francamente più nodulari e sospetti per la recidiva. Quindi il problema anche del follow-up di queste lesioni operate è un problema che esiste. Come esiste ad esempio una paziente di questo tipo che ha questa alterazione di segnale sfumata, caratterizzata di nuovo da una tenue iperintensità di segnale nelle immagini pesate in T2, ve l'ho etichettata con questo circolo, un lieve aumento della colina, parametri emodinamici praticamente irrilevanti, senza potenziamento. E qui non è facile prendere una decisione, francamente, se operare o non operare non è una decisione semplice. Non è semplice neanche in un paziente di questo genere, un'alterazione di segnale sfumata, localizzata in sede insulare sul lato di sinistra, quindi un'area evidentemente estremamente critica, paziente in cui di nuovo c'è un lieve aumento della colina, paziente che ha fatto anche studi di medicina nucleare, PET con la metionina, PET con la dopamina, entrambi normale, paziente che peraltro ho studiato, credo, 2 o 3 anni fa, aveva una risonanza magnetica precedente in cui non era stata segnalata un'analoga alterazione. Se ci fate caso, anche qui in sede insulare sinistra c'è una sfumata iperintensità di segnale. Cosa fare, cosa non fare in un paziente di questo genere? Operare subito questa lesione in area critica, aspettare, anche qui la diagnosi evidentemente non è del tutto semplice. Tra i parametri prognostici sfavorevoli, il miglior predittore è l'aumento volumetrico della lesione nei primi 6 mesi. Quindi nel caso di decisione attendista, il follow-up dovrebbe necessariamente basarsi su un'immagine a breve termine, quindi 6 mesi, possibilmente, a mio modo di vedere, con una sequenza flare volumetrica, perché è quella che meglio ci consente di analizzare, soprattutto su piani ortogonali, effettivamente la condizione dell'alterazione di segnale, che a mio modo di vedere è quella più affidabile nel follow-up di queste lesioni. Sempre vedere un caso alla letteratura, una donna giovane operata 2 volte per un astrocitoma di secondo grado, in cui notate che nei 2 contorni, a distanza di 15 mesi, c'è sicuramente una espansione di una componente frontomesiale indicata chiaramente nelle frecce, a fronte di una perfusione che è rimasta stabile in questo secondo controllo, che quindi a mio modo di vedere rappresenta un parametro di scarso ausilio, mentre è molto più importante in questi soggetti la prosecuzione di un buon esame anche convenzionale, una buona sequenza flare volumetrica che uno possa analizzare su strati estremamente sottili e sovrapponibili per avere un immediato riconoscimento di sviluppi anche piuttosto modesti. Un potenziale ausilio in questa ottica potrebbe derivarci dagli studi PET con marcatori aminoacidici come la DOPA. Non esistono casistiche molto numerose, ma la captazione sembra precedere di 3 mesi gli indici radiologici di recidiva del tumore, ad esempio in questi soggetti, come vedete in questo caso.
riportato da questo articolo della letteratura del 2009, in cui vedete che la captazione è più sensibile rispetto al potenziamento post-contrasto grafico. Sempre nell'ambito della valutazione della PET con marcatori aminoacidici, questi due lavori della letteratura ci dicono che la captazione è un fattore indipendente di sopravvivenza nei pazienti con sospetta recidiva da glioma cerebrale e che rispetto alla risonanza magnetica nell'ambito del riscontro di recidiva tumorale, i dati sono paragonabili tra la PET con DOPA e la risonanza con gadolinio, ma quelli con la PET con DOPA sono più specifici, soprattutto nelle forme di basso e di alto grado. Un altro esempio pratico, abbiamo già visto questo paziente, un oligo di secondo grado e DH1 positivo. Abbiamo già visto stabile dopo 4 anni, epoca in cui comunque il paziente ha eseguito una PET con che vi faccio vedere, che fa vedere chiaramente una marcata captazione. Quindi un segno prognostico sfavorevole dopo una lunga sopravvivenza, purtroppo confermata dal controllo ad un anno, in cui vedete che la lesione esplode in una forma sicuramente maligna. Un'altra paziente, una donna di 49 anni, di nuovo con oligo di secondo grado di DH1 positivo, vedete che è stata operata per una lesione parietale destra, ma c'è un nodulo con un minimo potenziamento in sede frontomesiale contolaterale, zona in cui la perfusione è difficilmente valutabile perché è molto corticale. Ecco, questa può essere una delle indicazioni all'esecuzione di una PET con la DOPA, in cui è chiaramente evidente un elevato metabolismo aminoacidico, sospetto quindi per una localizzazione di malattia di alto grado. E vedete che dopo 2 anni in quella zona effettivamente esplode di nuovo la patologia, mentre è stabile la zona in cui è stato eseguito l'intervento chirurgico. Di contro, un caso di gliomatosi, quella che una volta era definita gliomatosi, oggi non sapete che non è più nella classificazione, lesione che non potenzia, PET con DOPA senza alterazione del metabolismo e lesione che rimane stabile dopo un anno e mezzo dal controllo. Altra paziente, questa è studiata nell'ottobre del 2015, una lesione diffusa temporale destra, un'alterazione di segnale in T2, flare volumetrica, PET con DOPA che fa vedere una zona di captazione in sede temporale posteriore, indicata con le frecce. Controllo di risonanza magnetica all'aprile del 2016, dopo l'intervento chirurgico, vedete che sul margine posteriore persiste un'alterazione di segnale. La lesione purtroppo cresce nel controllo a distanza. Questo è l'esame di ottobre del 2016, soprattutto a livello della porzione più craniale, sottocorticale della lesione. Parametro che è difficile da valutare, però anche alla luce del dato PET che abbiamo visto può avere sicuramente la sua importanza, e qui gioca di nuovo l'importanza di un'acquisizione flare volumetrica che possiamo ricostruire anche su altri piani.